Marvelous AQL, una legge nare di un antico manufatto in grado di realizzare il desiderio di una donna. Lo Skull Heart. Tuttavia, se il suo cuore è impuro, il suo desiderio sarà corrotto e verrà trasformato in una creatura immensamente distruttiva. La Skull Girl. Hello guys, io sono Shane e benvenuti su Skull Girl. Yeah, allora, prima di tutto passiamo un attimo al volume che funzioni. Ok. Se passiamo un po' questo ancora. Ok. Oggi siamo su Skull Girl Beta. Perché sì, questa qua non è il gioco completo, ma è la beta di Skull Girl, di cui sono riuscito tramite alcuni affarini a prendere una beta key e quindi di provarlo 2 giorni prima della sua uscita. Quindi questo video più che un gameplay per mostrare il gioco è un gameplay per mostrarvi il gioco se volete comprarlo. Battuta pessima, cagata che mi è venuta al momento, potrebbe essere. Ma adesso noi siamo qui per farvi vedere il gioco. Purtroppo la modalità non c'è, quindi ci toccherà fare modalità arcade, difficoltà normale. Ok, modalità arcade. Ed ecco i personaggi presenti nella beta. Abbiamo un nuovo membro del team, uno solo. Abbiamo Squiggly, che ha come arma, come Skull Girl, il potere del serpente. Ha un serpente che gira intorno a sé. Abbiamo Pinewell, che non ho ben capito ancora cosa fa, a parte quel mega shuriken che è attaccato sulla schiena. Abbiamo Peacock, che l'ho già vista in gioco ed è tipo una stupida ragazza che usa pistole, bombe, oggetti di tipo vario e assurdo. Miss Fortune, la donna gatto che si stacca la testa. Filia, la ragazza con i capelli indemoniati. Valentine, la ninja infermiera. Parasol, con il parasole maledetto. Double, che non ho ancora visto in game, francamente. E Cerebella, un gioco di parole con il suo potere, perché tramite il cervello controlla quella specie di demone che ha sulla testa. Noi per questa beta useremo Miss Fortune. Un piccolo riferimento e anche un piccolo curiosity can't no, riferimento in onore del mio personaggio preferito, League of Legends. Ok, è un booger, quindi non c'è tanto da capire. Si picchia come se non ci fosse un domani. Aia. Ok, questo ha fatto malino. Aia. Ok, primo nemico fuori. Vabbè, dai, Cerebella. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Tam, tam. Bene, come potete notare, questo gioco ha una grafica molto cartunesca. Ouch. Ci hai provato. Mi è mancato, mi dispiace. Bam. E questo primo duello è finito con la mia vittoria. Meow, 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 meow. Ok, seconda battaglia. Vi faccio vedere qualche battaglia per farvi capire un po' come funziona questo gioco. Ma tanto credo che l'abbiate capito. Everybody, mind your marks. Action. Non c'è tanto da commentare, infatti in realtà sto non zitto in altre battaglie. Wow, potenza! Che violenza! Wow, potenza!
delightful. That's all, folks. Looks like I found a new scratching post. Take one! Action! Pause! Ok, piccola pausa, ragazzi. Credo che abbiate capito abbastanza bene come funziona il gioco. È un normalissimo Mugen dedicato a ragazze indemoniate. Specifico una cosa perché ci ho pensato adesso mentre stavo combattendo. Questo video lo sto registrando il 20 agosto. Quindi il gioco sarà disponibile il 22 agosto. Quindi nel caso non lo pubblichi oggi il video, ma lo pubblichi un altro giorno, sappiate che il 22 agosto, esattamente dopodomani da oggi, il gioco sarà disponibile su Steam. Quindi credo che questa beta non sarà più disponibile. Quindi se il gioco vi attizza, vi attira, volete provarlo, vi conviene trovare una CDK. Beh, in effetti se vedete questo video dopo non potete trovarla. Quindi mi dispiace ragazzi se questo video l'avete visto dopo di quella data. Infatti la vedete dopo quella data molto probabilmente. Dovete semplicemente comprare il gioco se lo volete giocare, oppure scaricarlo, ma sono contro la pirateria, quindi non lo fate. Quindi vi lascio ancora un piccolo combattimento contro questa carissima ragazza. Dun 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 dun. Dopodiché concluderemo il video. Ok, ultima battaglia contro Cerebello. That's a wrap! Take two! Action! Sponsors. Let's see if you're up to scratch. Ladies and gentlemen, it's showtime! Just a moment. Perfetto ragazzi. Con questo noi abbiamo finito il video. Spero che vi siate divertiti. Spero che vi sia interessato il gioco. Se vi interessa, compratelo. E noi ci vediamo nel prossimo video qui da Scene. Tutto, bye bye, ciao!